Senti Pippo, il calcio dà, il calcio toglie, nel tuo caso il calcio dà anche un'altra possibilità. No, sì, assolutamente sì. Ho avuto questa possibilità grazie a Civiverghe, 5 anni che sono con loro da dopo la squalifica. E per me è stata un'occasione importante per ripartire, per dimostrare che non sono quello che è stato descritto sui giornali in tutto quel brutto periodo, ma sono anche tutt'altro. E penso che chi mi conosce, chi sta a contatto con me tutti i giorni, l'ha capito, e se no non sarei qui nemmeno dopo 5 anni. Quindi questo mi dà grande soddisfazione, grande voglia di andare avanti. Nella vita, in tutti gli aspetti, si sbaglia e poi ci si rialza e si va avanti. Nel tuo caso, andare avanti vuol dire una nuova carriera, una nuova vita da allenatore. Com'è questa nuova vita per te? È tutto nuovo, nel senso che l'anno scorso ho iniziato ad allenare i ragazzi e dopo mi è stata data questa possibilità. Logicamente, allenare ragazzi che sono stati fino al giorno prima tuo compagno di squadra non è una cosa semplice, perché non riesci probabilmente a trasmettere quello che hai sempre dentro, però mi piace, sono contento, è una cosa che faccio che mi dà grande soddisfazione, grande entusiasmo, grande voglia. E mi dà così, mi fa guardare avanti, no? Non mi fa più guardare indietro, mi fa guardare avanti, mi fa pensare che probabilmente ho un futuro da questo punto di vista. Voglio lavorare per dimostrare questo. Logicamente so benissimo che io per poter avere una carriera di un certo livello devo fare molto meglio di tanti altri, però questo è solamente uno stimolo per me, in più per poter andare avanti, poter ambire a qualcosa di importante. Se ti sei calato nella realtà della provincia con l'umiltà di chi evidentemente vuole anche dimostrare qualcosa, l'hai detto, ti voglio chiedere che sensazioni hai e se il fatto che ormai da diversi anni nel Civiverghe, questo ambiente diciamo familiare, in qualche modo ti ha aiutato anche a stare meglio con te stesso, a vivere la tua vita anche fuori dal calcio meglio. No, assolutamente, soprattutto all'inizio. All'inizio io, quando ho ricominciato, avevo delle difficoltà enormi ad affrontare la partita, ad affrontare la gente, ad affrontare questo sin da subito è successo il fatto e quando ho ricominciato a giocare. E Civiverghe è stata un'opportunità enorme perché sin dall'inizio ho visto gente che mi ha accolto senza pregiudizi e mi ha dato la possibilità di dimostrare quello che ero, e questo per me è stato fondamentale. Avevo avuto anche altre proposte prima e non siamo andati d'accordo proprio per questo motivo, perché ho visto così, della prevenzione nei miei confronti su quello che è stato, e quindi ho preferito scegliere un ambiente magari meno ambizioso fino a quel momento, perché era una squadra neopromossa dall'eccellenza. Ma ho preferito appunto scegliere un ambiente che mi accogliesse senza questo pregiudizio e che mi ha dato la possibilità di dimostrare quello che ero senza nessun tipo di divisione sul passato. E questo è stato per me fondamentale. E da lì poi è nato questo rapporto bellissimo che dura ancora da 5 anni ormai. Senti, e questa tua fame di voler dimostrare di non essere finito, di essere una persona che merita un'altra possibilità, come la, diciamo, la porti all'interno della tua nuova realtà e in che cosa ti aiuti, in che cosa lo vedi proprio giorno per giorno, nel quotidiano? Mi fa piacere che parli di fame, questa è una cosa che ho dentro che mi piace che venga fuori. Io ho fame di far capire che a chi viene data una seconda possibilità non è sempre buttata via. Io dal primo giorno che mi è successo tutto ho sempre pensato al mio riscatto personale, e d'altronde ognuno ha dei talenti, no? Io sono stato donato di un talento che è quello comunque di stare nel calcio, di capire di calcio, saper giocare a calcio. Ho fatto il centrocampista, quindi probabilmente ho una visione diversa, quindi che mi aiuta da allenatore, e quindi voglio dimostrare che una persona, quando ha una seconda possibilità, può sfruttarla, può sfruttarla nel migliore modo. Questo è quello che voglio fare, e questo mi aiuta anche con i ragazzi, nel senso che da un certo punto di vista, ai ragazzi non devo dire niente perché tanti di loro mi conoscono da tempo, e quindi, come ti ho detto prima,
quando poi chi sta a contatto con me sa come sono, Senza però pregiudizi, sì, senza senza, idee sì, logicamente, preconcette. però questa vicenda mi ha dato molta rabbia in più dentro, no? Cosa che non avevo da giocatore, e infatti ogni tanto dico che se avessi avuto questa rabbia da giocatore probabilmente non avrei fatto solo un anno e mezzo in Serie A, ma probabilmente avrei giocato molto di più in Serie A, e spero di riuscire a trasmetterla ai ragazzi, perché se loro riescono ad avere quella rabbia che io ho dentro di rivalsa, di rivincita, probabilmente possiamo fare grandi cose. C'è sicuramente stato un momento in cui magari hai pensato basta, io col calcio non voglio più avere niente a che fare, cambio vita e tutto. E invece voglio chiederti, quando c'è stato il momento in cui invece hai detto no, io voglio far vedere che il calcio ha bisogno in qualche modo di me, o comunque che io posso stare ancora dentro questo ambiente? Ma ti dico la verità, non ho mai pensato Uscire. di abbandonare questa mia passione. Il calcio è stata la mia vita, ho commesso degli errori gravi e penso di essere stato uno dei pochi ad averlo riconosciuto. Però sin da subito ho avuto questa grandissima voglia di rivincita e di rivalsa per tutto quello che è successo, perché fondamentalmente non mi sento quello che viene descritto. Ho sbagliato, ed è vero, e quindi è giusto che abbia pagato, però sin da subito ho avuto questo senso di rivalsa. Non ho mai pensato che il calcio fosse finito per me. Sì, probabilmente l'ho pensato a certi livelli, ma al momento, ma ho sempre pensato che facendo un certo tipo di percorso sarei potuto tornare. Non so se tornerò, perché comunque sono ancora tra i dilettanti, e intanto va bene così, perché è un percorso di crescita per me, è un'occasione importantissima. Non tutti comunque riescono a partire dove sono io in questo momento, e quindi so benissimo dell'occasione grande che ho. So benissimo anche che questa occasione l'avrei potuta avere solo qui, e quindi per me è ancora, per questo motivo, un'occasione ancora più importante, perché so di doverla sfruttare al massimo, perché probabilmente forse un'altra parte, se dovessi fallire, non l'avrò, quindi sono determinato ad arrivare fino in fondo Ti con volevo questa chiedere, opportunità. tu andando in giro per i vari campi della provincia in Serie D, adesso ci sono anche piazze importanti, Modena, Pavia e tutto, ma percepisci ancora, chiaramente non all'interno del Civiverghe, ma al di fuori, un po' di distacco, di freddezza, di pregiudizio, oppure è acqua passata? No, sì, lo percepisco, e quando ci sono quattro tifosi che si mettono insieme, qualche coro contro di me lo cantano Questo ti dà molto sempre. fastidio, oppure... No, non mi dà fastidio, dà più fastidio a quelli che mi stanno vicini, che è successo anche a Fiorenzuola la prima giornata di campionato, che ha reagito il mio secondo a qualche coro, ma io ormai sono abituato e lo so che è così, e sta solo a me, con il lavoro, col quotidiano, dimostrare a me stesso e a chi mi sta vicino che non sono quello. E magari se un giorno poi anche la gente che mi canta allo stadio o che corro contro si ricrederà, tanto meglio, altrimenti continuano a farlo. Ho notato che capita solo quando sono tutti insieme o quando sono dietro a un computer, quindi non, di gente che viene davanti a me a dirmi che sono stato un coglione, no. scusami la parola, però No, nel no, senso, cioè, rende l'idea, sì. non c'è mai stata. E questa è la cosa che mi dà anche fastidio, nel senso che io, se fosse venuto uno davanti a me in faccia a dirmi quello che pensava, gli avrei stretto la mano e gli avrei detto: bravo, hai ragione. No, anche perché tu sei sempre stato chiaro, nel senso che hai ammesso di aver sbagliato, che non è una cosa così No, la scontata. cosa che mi dà fastidio è che tanti pensano che io l'abbia fatto e abbia detto anche, abbia fatto anche nomi altisonanti per potermi salvare, ma non è stato così, perché in quel momento io sinceramente pensavo di essere fuori da un certo tipo di calcio, e l'ho detto solamente perché volevo liberarmi di un peso e essere a posto con la coscienza e poter poi un giorno guardare i miei figli negli occhi e dirgli la verità, basta quello. Poi tutti gli altri possono pensare quello che vogliono, ma alla fine il mio intento è stato quello. Poi se da quelle mie dichiarazioni sono venuti sconti di pena o cose che mi hanno permesso di tornare prima, io questo non lo sapevo quando mi ha parlato, quindi non so cosa dire, ecco. Quindi penso che il mio percorso sia stato, come dici te, chiaro sin da subito e limpido sin da subito,
e non ho mai detto che non era giusto che io non pagassi, anzi io sono stato il primo a dire che era giusto che pagassi e non mi interessa se qualcun altro l'ha fatto e non ha pagato, non me ne frega niente, cioè io ho fatto il mio percorso, quello che era giusto che succedesse a me è successo, è stato, vabbè, e va bene così, però adesso datemi la possibilità di cominciare, solo questo dico. Hai cominciato, adesso Sì. sei ripartito. Non so se dopo avrò la possibilità o comunque se dovessi far bene a Ciliberghi e vincere un campionato, per esempio, parlo per assurdo, ma io ci credo davvero. Non so se comunque una società professionistica dice, cavoli, Carobbio ha fatto bene a Ciliberghi, perché non lo prendiamo qua? Questo non so se succederà. O se l'ambiente calcio è già pronto per una roba del genere. Anche se vedendo Masiello. È Io di buon auspicio per me, no? ti Infatti volevo io chiedere quando vedo. di Masiello, l'hai incontrato, gli hai stretto la mano, No, ma io che l'avevo già effetto ti ha visto, poi fatto? sai, Masiello gioca ad Atalanta, quindi a Sì. Bergamo, e io sono di Bergamo e quindi è capitato di averlo già visto. Condividiamo un po' tutte e due la stessa sensazione, no? Anche lui comunque ha collaborato, anche se con tempi un po' diversi, però questo è normale che uno matura le cose col tempo. Quindi anche lui ha avuto lo stesso mio tipo di percorso, più o meno, e il fatto che lui abbia avuto una seconda possibilità per me è solamente una cosa che è positiva. Infatti, sono contento che lui vada bene, sono contento che lui stia facendo bene e sono contento che l'Atalanta gli abbia dato questa seconda possibilità. Per me è solamente di buon No, auspicio e un però esempio che qualcun altro potrebbe seguire. un po' forse magari chiaramente tu sei molto giusto nel dire sono contento per lui, però un po' non ti fa effetto vedere lui magari in Europa League e poter dire magari ci potevo essere anch'io se avessi avuto No, 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 un'altra possibilità da subito, no, ecco. perché no, no, assolutamente no, no. Veramente lo dico con estrema sincerità, sono veramente contento per lui e sono veramente che lui abbia fatto bene e sia ancora lì e se non è andato in nazionale, in una grande squadra in questo periodo, solamente perché comunque quello che gli è successo, quindi anche lui ha dovuto pagare un prezzo, lo sta pagando tuttora. Io non ero al suo livello, sia come giocatore che poi comunque lui era ancora giovane, io invece ero abbastanza sul finire della carriera, quindi anche questo ha inciso probabilmente in un inizio di percorso diverso dopo la squalifica tra me e lui, però il mio inizio è stato qui e spero che possa proseguire e possa avere la possibilità che ha avuto lui, basta solo questo. Senti Pippo, nel mondo del calcio c'hai qualche amico ancora che puoi dire mi è sempre stato vicino anche nei momenti più difficili? Ma sì, qualcuno c'è, non voglio fare i nomi perché non voglio metterli in difficoltà, però qualcuno c'è, la maggior parte non c'è più, però qualcuno è rimasto, dai, mi bastano quelli. Beh, insomma, che ci sia qualcuno comunque che non guarda magari certe dinamiche, che comunque ha i sentimenti positivi e buoni e capisce quando una persona evidentemente merita un'altra possibilità. Perché tanti dicono, sai, che il calcio non, da quel punto di Non vista dimentica perdono. in fretta e non Ah, perdona. No, dimentica in fretta. dimentica in fretta magari le persone, cioè. Ah, ok, sì. No, ma infatti io in una recente intervista ho detto che io ho chiesto scusa in mille modi a tutti i tifosi, società che ho, però poi c'è anche un tempo del perdono, penso, poi a un certo punto, no? E con questo il perdono non vuol dire che devo diventare l'allenatore di Tizio, di Caio Sempronio, ma anche un perdono solamente a livello umano, cioè dove perdono l'uomo, poi e se l'uomo poi comunque per tanti motivi non può far parte di una società, non può diventare chissà chi, non è un problema. Però penso che il perdono dopo un po' di tempo possa venire anche contemplato, invece da questo punto di vista noto che nel calcio questo non succede e non mi è ancora successo, spero che un giorno possa succedere. Beh, il Ciliberghi è un bel esempio di, no, di trampolino dal quale ripartire ed è anche un progetto interessante, no? Dal punto di vista così delle possibilità per il futuro. Ti volevo chiedere appunto quali sono gli obiettivi nel breve termine. Ma nel breve termine è quello di vincere la prossima partita con Modena. Nel lungo termine io ho detto ragazzi, non ci dobbiamo porre limiti, però
Non stiamo ancora parlando di tecniche della squadra, non siamo ancora pronti e consapevoli al 100% di quello che siamo. E questo un po' mi infastidisce perché facendo così e perdendo tempo stiamo perdendo anche occasioni importanti come quella di domenica, che abbiamo perso una partita in casa giocando con un atteggiamento la squadra poco consapevole di quello che può fare, di quello che può diventare. Questo un po' mi dà noia, ecco, da allenatore. A chi ti ispiri come tecnico? Ma Perché mi hanno detto che fai in ho sempre 4-2-4. detto la mia fonte di ispirazione è Conte, nel senso che lui è il top coach che ho avuto in questi anni. Ne ho avuti tanti altri, ma per me lui è stato il top, quindi lui per me è l'esempio dal punto di vista tecnico, tattico, anche gestionale. E quindi mi ispiro a lui. Poi ne ho avuti tanti altri bravissimi, e da qui comunque qualcosa logicamente devi sempre attingere. Diciamo che le idee sono sue e mi ispiro a lui. Poi ripeto, no, ho avuto la fortuna di avere tanti allenatori bravi, quindi qualcosina da tutti Hai attinto. spero di aver preso e spero di poter prendere anche in futuro. Senti, com'è questo campionato di Serie D? Girone difficile, cioè il Modena è una squadra attrezzata, Sì, credo, per salire, non è l'unica. Quali assolutamente. sono Ah, le sicuramente c'è difficoltà? qualche squadra più avanti rispetto alle altre perché ha a disposizione anche un budget diverso rispetto alle altre e ha la possibilità di fare squadre con giocatori importanti per la categoria. Il Modena è sicuramente una di queste che andiamo a affrontare domenica, però la Serie D è un campionato comunque molto strano. Non è sempre detto che i nomi e le città blasonate possano per forza, devono per forza vincere, ecco. Quindi anche una città come Cilivergue, una squadra come Cilivergue che è una frazione di un paese, può ambire a qualcosa di importante. L'abbiamo dimostrato 2 anni fa quando giocavo, che siamo arrivati secondi, abbiamo vinto i playoff e solamente perché la città ha rinunciato al ripescaggio per motivi giusti che condivido, altrimenti anche Cilivergue poteva avere la sua possibilità tra professionisti. E quindi perché non si può ripetere la storia, insomma. Quindi io da questo punto di vista qua sono molto ambizioso, sono molto consapevole dei nostri mezzi e io voglio che la squadra da questo punto di vista acquisisca questa mentalità. Speriamo di fare la svelta perché possiamo fare molto bene, secondo Sei andato in Serie C, che fai? Ti tingi i capelli? me. Allora, Vai in bicicletta da qualche parte? quando siamo arrivati secondi, che abbiamo vinto i playoff, che c'era questa possibilità che poi per vari motivi non è potuta succedere, e si parlava di una mia ultima partita, poteva essere quella, no? Quindi io ho detto se andiamo in Serie C, cioè, potete dire, fare quello che volete, ma io mi levo al cancello e no, cioè, mi fate firmare un contratto perché io Tu un anno in giochi. Serie C voglio giocare, non me ne frega niente. E quindi quello era, da giocatore, se dovessi andare in Serie C da allenatore. Non so, sono pronto a fare qualsiasi cosa. Adesso non me lo dici su due piedi, non ci ho ancora pensato, però diciamo che per me tornare tra i professionisti guadagnandomelo sarebbe una soddisfazione doppia. Senti, la famiglia, tu l'hai sempre detto anche in altre interviste, ti è sempre stata vicina, è sempre stato importante. Ecco, quanto è importante per te poter, lo accennavi prima, anche dare un bel messaggio anche ai tuoi figli, alle persone che ti vogliono bene, di rinascita, di rilancio? Ma io penso che è scontato, cioè per me è scontato, forse per qualcuno non lo è, però io vorrei essere un esempio di questo, no? L'esempio di uno che sbaglia, che ha fame di riscatto e ce la fa. E per dimostrare a tutti, e anche ai ragazzi giovani di oggi, ai miei figli, che uno può sbagliare, però può anche ricominciare. Quindi chi meglio di me può spiegare una roba del genere? Quando mi vengono a dire che io non posso allenare, io non posso parlare con i ragazzi, non posso perché sono Ma chi è che te lo dice, scusa, sì, no? no, Ti è qualcuno. successo? È successo, sì, che quando si parla all'inizio, ma come può allenare i bambini, uno così, cioè, invece io se fossi un genitore, magari potessi avere un allenatore come me in questo momento, ma non tanto per spiegare come si palleggia, ma per Perché capisce spiegare che cosa. cosa si deve fare per non sbagliare, cosa si deve fare, cosa non si deve fare invece per sbagliare. Quindi
Da questo punto di vista, io questo non lo capisco molto e invece penso di essere un buon esempio di questo. Ho parlato anche davanti a 300 ragazzi di una scuola, di un liceo scientifico a Lodi e a fine assemblea il rappresentante mi si è avvicinato e mi ha detto che è stata l'assemblea più bella che abbiamo fatto in questi anni, cioè da cui abbiamo imparato di più, nel senso, ma logicamente non è che posso andare a insegnare la matematica, la geografia, la storia, però probabilmente qualche valore lo posso trasmettere e l'ho fatto in quelle occasioni, quindi secondo me potrei essere un veicolo di questo messaggio positivo. Come la FIGC, per esempio, adesso non ti ha mai proposto magari di essere una sorta di testimonial proprio per contro un certo tipo di situazioni, di cose, non so, match fixing piuttosto che altro, non c'è mai stata questa. No, capisco anche che comunque sia difficile pensare a me come questo dall'interno della FIGC. È più normale che sia uno come Simone Farina che ha detto di no subito, che sia lui preso come esempio, ed è giusto che sia così. Però, fra l'altro, io con Simone Farina faccio parte di un comitato etico della Federazione Ucraina dove analizziamo dei video di partite anomale e facciamo le nostre relazioni. Quindi, le due cose possono andare di pari passo, Certo. perché comunque lui con un percorso nettamente migliore del mio, perché sto capace, bravo a dire subito no, mentre io con un percorso diverso, dove prima ho sbagliato, poi ho ammesso e ho ricominciato, però anche se i due percorsi sono stati diversi, però alla fine arrivano allo stesso punto, no? E quindi il fatto che Francesco Baranca, che è il procuratore federale ucraino, abbia avuto questa idea e mi abbia coinvolto in questo progetto, mi fa solo che piacere. Fra l'altro domani andrò a vedere l'Italia-Ucraina invitata dalla Federazione Ucraina a Genova, quindi Ah, per me quindi sarai allo stadio. sì, Ah, sì. è un onore e mi fa solo è un piacere, insomma, ecco. Ecco, l'ultima cosa che ti volevo chiedere, Pippo, è visto adesso dall'esterno, da una prospettiva comunque più distante, com'è lo stato di salute del calcio italiano in questo momento, a livello insomma, professionistico? Ma non lo so, Secondo te è cambiato ti qualcosa dico non lo o no? so, ma io penso che se non è cambiato sono tutti dei pazzi, se non fosse cambiato, perché dopo quello che è successo a me e a tutti gli altri coinvolti in quel periodo, se uno facesse ancora quello che abbiamo fatto noi è un pazzo scatenato, non mi cosa da dire, cioè, allora infatti io penso che probabilmente dopo devono essere scritte un po' le regole, no? Dopo questa vicenda, perché noi che abbiamo, parlo di noi, sento Sì. tutta quella banda lì, probabilmente non conosceva nemmeno le conseguenze di quello che stava facendo, per esempio io non le conoscevo e quindi non è una giustificazione assolutamente, non si devono fare lo stesso, però non conoscendo le conseguenze, pensando di fare ai tempi solo una cazzata. Il filo poi sottile che divide la cazzata dall'enorme cazzata, invece da un fatto grave, è veramente sottile. E quando sei in quell'ambiente pensi di essere tante volte, non dico impotente, non dico onnipotente, però pensi di dire tanto a me non mi toccano mai, tanto a me non capita. E quindi questo, invece quando adesso si è visto che capita, si vede che se sbagli vai pure in galera qualche giorno. Anche se non sei comunque un delinquente, perché comunque per farti parlare per certe motivazioni cioè, io penso che se uno dovesse sbagliare adesso sarebbe un pazzo scatenato. Insomma, quindi spero e mi auguro che il calcio italiano in questo senso sia migliorato, ma sinceramente mi sembra che ultimamente la cultura un po' stia cambiando, soprattutto in Serie A, Serie B, delle ultime giornate anche dove si gioca abbastanza apertamente lo stesso, si vedono anche risultati abbastanza inaspettati, no? Quindi questo significa che qualcosa sta cambiando e se io sono stato anche io motivo di questo, mi fa piacere, sono contento. Bene. Oh, grazie.